Ehi la ciurma, io sono Mazzetta e ben ritrovati qui in questo nuovo episodio di Expeditions Viking. Allora, nello scorso episodio, che poi sono diventati due episodi perché è stato davvero lungo infinitamente all'infinito, abbiamo picchiato tutti quelli che hanno cercato di invaderci per sempre. E no, e adesso penso che dobbiamo tornare, insomma, a vedere che cosa ne è successo di No Animal Pen Flower. Ah, c'è della gente qua. Nemici sembra. Forse dobbiamo picchiare ancora altra gente. Speriamo di no, perché già abbiamo avuto delle nefia ferita, se non sbaglio. Sei fermato nei tuoi passi da un'apparizione. Però dalla tua longhouse ci sono degli uomini che hanno. Sono difficili da descrivere. C'è un gigante. Ha una camicia di pelle e ha dei muscoli che escono da ogni parte. Ha un'arma in ogni mano e sembra un toro in calore. Comunque la sua feature più importante è la sua barba. Quella che ti aspetteresti che adorni un Yotun. Che non so cosa sia. Sembra come se ci fosse un orso che si è infilato nella sua pelle e poi è morto. L'attenzione del gigante non è su di te, però. Ci sono due dei suoi raider, dei suoi briganti. Che escono dalla tua longhouse tenendo un sacco di quello che sembrano i tuoi averi. Quindi solo una vecchia donna e una debole non hanno fatto nessuna resistenza. Mi fido che tu non abbia fatto loro del male. Non un capello fuori posto, nessuna delle due teste, Gunnar. Come hai detto? Sceglierei la seconda. Cosa rende meglio Dino e questo? Eccoti! Facciamo in fretta. Ok, combattimento, siamo 4 contro 3. Adesso lo rispediamo al mittente, questo qua, cosa pensa? Allora, prenderei l'arciere e lo metterei qua dietro, riparato. E gli altri non possono attaccare, però mandiamoli qua a fare una sorta di scudo addosso alla gente. Più che altro per evitare che il tizio ci venga addosso. Ti stai qua e tu non puoi attaccare, ma vai addosso. Ecco, ovviamente mi fa il giro. Aia! Sonnata, ovvio. Eh beh, però il tuo best you got era abbastanza best, eh? Se posso dirlo. Non riesco a tirare fuori il tizio dai guai, mi sa, però. Allora, andiamo su questo. Ah, però, aspetta, lui adesso può muoversi? Non tantissimo, ma sì. Ah, può anche andare a prendere dietro questo, vai. Così è. Flanked, ok. Gli ha fatto un bel criticone. Allora, tu dovresti avere il tactical move. Ah, però non può. Non può attaccare a quel punto. Allora, si è detto, se lui cerca di muoversi, gli togliamo l'attacco d'opportunità. Vai. Ah, ha cercato di muoversi comunque. Niente, ce l'ha tirato giù, porca miseria.
everything. Non siamo messi benissimo. Ecco, ci hanno sturnato in un'onefia. Porca miseria. Allora, tu vai qua, che sei abbastanza vicino. Bon, Gunnar è a terra. Tu vai addosso a... all'arciere. Puoi stunnare l'arciere, sì. Puoi stunnare l'arciere. Ok, allora io ho ancora il movimento, quindi andrei addosso a questo, così almeno non uso stun di nuovo. A parte che penso che abbia finito la possibilità di stunnarmi. Però non di farmi del male, effettivamente. Allora, dagli a questo, che ovviamente assorbe. Tu... maledetto. Speriamo che Nefia non ci caschi di nuovo. Cioè, non... cosa facciamo? Rischiamo di morirci però così, eh. Cioè, morirci no, proprio nell'attacco di opportunità. Vabbè, andiamo. Ah, niente attacco di opportunità. Dai! E lo scudo niente, lo aspetto. Poi... no, non può usare un corno di nulla. E si prende attacco di opportunità. Facciamo glielo sprecare l'attacco di opportunità. Vai. Oh, se mi prende, porca di una miseria. Ah no, ok, ha colpito l'altro. Cioè, ha colpito me. Tactical move sta cercando di scappare, ma lo tiriamo giù, nessun problema. Ok, così siamo anche più riparati in questo momento. Oh, andrei qua, così Nefia può andargli dietro e evitare di essere pizzicata. Ritoricamente dietro di lui dovrebbe avere abbastanza copertura da non ricevere delle frecciumbe in faccia. Yes! Yes, l'unico problema è che il nostro arciere, poveraccio, si è preso una vagonata di danni ed è rimasto a terra per un sacco di tempo. Ah no, non si è preso nulla, ottimo. Nessuna ferita. Allora, Gunnar combatte con la forza di tre uomini. Ma l'aveva tirato giù per primo. Ma cade come tutti gli uomini. Riprendi fiato e il gigante si mette sulle ginocchia. Ok, era a lungo tempo che non trovavo qualcuno che potesse competere con me in battaglia. Scuota la terra e sorride. Facciamo fa una smorfia. Non mi aspettavo di trovare così dei guerrieri così forti qui in questo piccolo villaggio. Penso che, non foste protetti. Vedo che mi sono sbagliato. Mi rendo conto quando sono sconfitto, mi arrendo. Allora, Ketil mette una mano sulla nostra spalla e dice: non dovremmo ucciderlo, almeno non adesso. Potremmo usarlo per qualcosa di utile quando, insomma, tutto questo sarà risolto. Va bene, allora chiudetelo nella gabbia sorvegliata. Ok, lo legano. Abbastanza per legare un toro. E lui non fa resistenza e lo portano via. Ci considerano idolized. Penso che siano molto felici di me, insomma. Ma scusa, quello... scusami, ma questo è Gunnar e... se ne va via così a caso? Ah, ok, ci sono delle guardie. Ma era là che camminava tutto sereno, tranquillo. E i suoi uomini? Allora, vediamo un attimo. Uno è là. Uno è qua, ma... ok. Non ha nulla. Ma erano in tre... ah no, uno è Gunnar e gli altri due sono quelli. Ok, ottimo. Vediamo solo un attimo se stanno bene la mamma e la sorella. Chi è che c'era dentro? La mamma è un weakling, ha detto. Quindi è una persona debole. Non so se sono un servitore o cosa. Astrid è mia madre, no? Quello era Rurik, che è il mio fratello. No? No, mia sorella. Lel?
Allora, Rurik apre la porta tenendo un coltello dietro la schiena. Vedendo la tua faccia, si allontana per farti entrare. Sei vivo! Yes! E sei tutto in un pezzo? Oh, grazie agli spiriti. Siete entrambe sane, insomma, in salute? Stiamo bene. Due di quei brutti sono entrati e hanno preso l'argenteria, ma non ci hanno fatto del male. Mi spiace, avrei dovuto essere qui per proteggervi. Non avreste dovuto se io fossi stato un uomo più forte. Quindi Rurik, sì, è mia sorella, mio fratello, mi ricordo bene. E ovviamente è triste perché non ha potuto difendere nessuno. Non ti preoccupare. Dimmi, cosa è successo fuori? Sono tutti bene? Abbiamo sconfitto i saccheggiatori e abbiamo catturato il loro leader. Ti abbraccia. Sono così orgoglioso di te. Sei davvero figlio di tuo padre. Mi auguro, mamma, devi dirmi qualcosa. Qualcosa manca. Non è a posto. Perché i beacon, cioè i fari, non sono stati i falò, non sono stati accesi per avvisarci? E le tempistiche erano state estremamente convenienti per i nostri nemici. Infatti anche a me sembrava un po' strano. C'è qualcuno sotto. Forse dovremmo parlare con il gigante ora che è a nostra disposizione. Li ha portati lui qui. Dovrebbe saperci dire perché. Vedi cosa riesce a scoprire. Rurik mi aiuterà a ripulire la confusione. Ma possiamo aprire i bauli? Dai, aprivo tutto. Vial, Blood, Blood Eyes, bellissimo. Che è questa roba qua? C'è un occhio qua. Spada che ha forgiato tuo padre. Non è buona, ma non è male come primo tentativo. Ok, e qua cosa posso guardare? Degli avanzi della festa. Ah, può durare per mesi se lo. Allora, con il metodo di mantenimento del cibo che era presente nel Medioevo, dubito che possa durare per dei mesi. Però posso capire che c'è tanta roba. L'avranno dato agli animali, probabilmente. Cosa vuoi che duri dei mesi del cibo del Medioevo, dei vichinghi? È vero che fuori fa freddo, però ok, non è la stessa cosa di un freezer o di un frigo o di. O dei conservanti. In tutto questo che dobbiamo fare? Ah, dobbiamo andare a parlare col tizio, ci ha detto. Vai a parlare col tizio perché il tizio è il tizio. Però sono curioso di una cosa. Codex cos'è che è? A Clansmen sono tipo altissimo come. Mi adorano tantissimo. Ah, timeline. E poi è la fine del tempo quando dobbiamo. Andare, c'è Raib, non so chi siano Ribe, Raib. Quest logo, ok, Homestead. Ah! Possiamo fare degli upgrade. Ok, some upgrade of multitude path. Ok, che sono esclusivi. Mid hall e stronghold. Non potrai più tornare indietro. La prosperità è il tuo potere. Ok, sono molto bassi per ora. A entrambi influenzeranno il finale, quindi dobbiamo scegliere in modo sensato. Questa è la forza vitale, questo è il prestigio. Oh, idealmente dovremmo avere tutti e due super alti, però. Immagino che se siamo più potere, siamo più militari. E. Altro potere, valuable, prosperity and new traders. Prosperity and new trader. More, Zilbog, ok, Blacksmith, Farms. Ah, possiamo upgradare le farms in base a cosa? Non capisco cosa sto spendendo qua se li.
Cost 25 woods, 500 valuable. Ah, su sta roba qua. Wood e valuables. Ma cosa mi danno poi? Più 4 prosperity. Va bene. Ma come costo 50 wood? Ah, ok, però abbiamo abbastanza materie per il resto. 25 wood, 500 valuables. Ma cosa mi danno? Più reputation, quindi più commercio. Allora, le strade. Questo ci dà solo power. Questo ci dà power. Pier per avere grandi navi da combattimento. Questi sono i nostri characters. Ok. E qua è l'inventario in cui abbiamo un fracco di roba. Flower. So che possiamo smantellarli, però mi hanno detto che conviene smantellarli quando abbiamo qualcuno con una buona abilità di smantellino. Come... No, aspetta, questi sono combattimento, weapon, support, utility, constitution, artisan, per craftare. Craft a weapon, guarding, heavy zipper, repairing. Ok, questo qua è il migliore. Uno che ha repairing ripara meglio e smonta meglio. Build new traps. Ok, che sono delle cose molto simili a come avevamo il nostro party in Expeditions Conquistador, per cui chi di voi si è visto la serie. Andiamo a parlare con lui che già non è più sorvegliato, non c'è più nessuno intorno. Ma scusate, che cavolo di... Ah, l'hanno legato a un palo però, ok, in mezzo agli animali. E almeno in piedi da 3 ore. Ma siamo andati dietro... Vabbè, le distanze sono... Guarda comunque dritto e ti guarda negli occhi come quando ti avvicini. Hai passato una buona notte? Spero che sia in tono ironico. Ho avuto dei compagni di letto meno avvincenti rispetto ai maiali, loro. Si mette in pausa un attimo per aggiustarsi contro il palo. Non abbiamo avuto la possibilità di presentarci. Sono Gunnar il Pacifico. Pacifico, ok. Sono un Ulfeldin. Un Ulfedin da Vestfold nel nord. Penso che tu sia il Tegn di questo villaggio. Sono Vazetes, figlio di Meginbjorn. E sono effettivamente il Tegn qui. Dimmi, Mazzetes, figlio di Meginbjorn. Figlio di tuo padre. Perché sono ancora vivo? Cos'è un Ulfedin, effettivamente? Siamo i guerrieri scelti di Odino. Andiamo in battaglia con nessuna armatura, ma con delle pellicce di lupo. E diventiamo pazzi come delle bestie. Sì, dovresti essere onorato di essere sotto la protezione di Odino. Ho ucciso molti uomini sotto la protezione sua. Né fuoco né ferro hanno effetto su di me. È un patto molto forte. Allora, posso offrirti un'uscita da questo in base alla tua risposta. Alla risposta alla mia prossima domanda. Direi con questo, fallo diplomatico piuttosto che andare aggressivi, perché tanto lui non penso che abbia effetto. Andare agli aggressivi. Ok, controllo le mie parole, Tegn. Perché hai attaccato il mio villaggio? Le tue difese erano deboli, nessuna palizzata e... Eri un target... Insomma... Che tentava. Allora, sono senza hard, ma direi di no, non vorrei rischiare così tanto.
Ma noi abbiamo un senso così basso, 6, non è bassissimo, però ok. Quindi vuoi farmi credere che sei sceso da Kaupang per rubare l'argenteria di mia madre? Il tuo villaggio è su una rotta commerciale importante, penso che foste ricchi. E perché i fari non erano stati accesi? Forse gli uomini di guardia stavano facendo un lavoro di NM, controllando. A loro difesa siamo stati molto molto silenziosi. Non so chi sia Skull e Skullcleaver. Quindi direi, so che mi stai mentendo, quindi ti faccio l'offerta. Dimmi chi ti ha mandato qui e te ne andrai libero. L'Ulfeddin ti guarda. Lo giuri? Cosa è una promessa come questa? Cioè, cosa mi vale una promessa come questa? Poi annuisce. Beh, ok, accetto la tua offerta. Ho incontrato Skull e Skullcleaver a Orkneyar e ha giurato che il tuo villaggio era un target interessante, molto più ricco di quelli più noti e molto meno un combattente. O si era sbagliato o mi stava mentendo. Ah, chi sono i Painted Ones? Esatto. Sono le tribù che vivono a nord delle isole attraverso il mare. Sono chiamati Pitti. Le loro armi sono deboli, le loro case sono primitive nei nostri standard, ma combattono fieramente e vivono in delle condizioni molto dure. Non sono così interessanti quindi per i raid, ma le loro terre sono fertili, quindi sono stati in grado di tenerli in scacco. Cos'è Orkneyar? Che ha detto che l'ha trovato Orkneyar. Hai sentito storie delle isole attraverso il mare? A ovest? Orkneyar è quella più a nord. Molte persone del nord sono andati a prendere terra là delle tribù che vivono in quella zona. Ci sono storie di un grande regno a sud, con grande concentrazione di ricchezze e molto debole nelle sue difese. Non siamo mai andati però così a sud. Probabilmente ritornerò a quelle isole e le esplorerò maggiormente in futuro. Meglio che tu stia dicendo la verità, tornerò quando avrò deciso cosa fare con te. Non dimenticarti la tua promessa, Tegnemazetess. Aspetterò di essere rilasciato. Ah. Ok. Avrei dovuto vedere il nesso. Sì. Tegneskule ha citato i suoi collegamenti con Kaupang al banchetto. E ora c'è un gruppo di uomini del nord che ci attaccano così dal nulla. Chi è già Skule? Cos'è che ci guadagnerebbe da questo? Vuole indebolirci prima del prossimo Halfling, ma non so cosa sia Halfling, vabbè. Pensi davvero che sia stato nelle isole attraverso il mare? E anche Gunnar? Potrebbe essere. Ha detto che ha attraversato a nord e ha trovato solo tribù. Ma se le storie di regni più grandi al sud sono vere, magari è là che Magbjorn è andato.
Ok, niente di questo è interessante. Manteniamo i nostri pensieri sul fatto che Skule indirettamente ha attaccato il nostro clan. Parleremo di questo con Astrid e sentiamo cosa ne pensa. Ottimo. Lei conosce Skule molto meglio che non quanto che rispetto a noi. Allora, vediamo un attimo la mammina, cosa di mamma. Mamma, tra l'altro sono 25, oddio, sono 25 minuti, vediamo cosa dice la mamma, poi chiudiamo il video, che qua sennò vai, vai, vai. Allora, mamma, vediamo un attimo, cosa dici tu, mammina? Ah, aspetta, facciamo che interrompiamo qua. Sì, dai, riprendiamo da questo dialogo, così non finiamo troppo, troppo tardi. Quindi io vi saluto e vi invito come al solito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto e lasciarmi un commento per dirmi cosa ne avete pensato di questo video. Ci vediamo nel prossimo episodio e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.